questo numero. Protagonisti della rubrica bellezza, i capelli e le colorazioni più innovative capaci di mantenerli sani e protetti. Tornare in forma senza rinunciare al gusto si può. Grazie ai pasti sostitutivi, l'estate non teme la prova costume. Nello spazio dedicato al lifestyle, calvizie addio. Oggi le più moderne tecnologie permettono di riavere in breve tempo la propria ricca, folta capigliatura. Parlando infine di soldi, i piani individuali di risparmio, conosciuti come PIR, lanciati sul mercato nel 2016, hanno superato ogni più rosa aspettativa. Chissà se questo trend continuerà anche nel 2018. Tutto questo e molto altro ancora nel nuovo numero di Magazine 7. Buon sabato pomeriggio e ben ritrovati a Magazine 7. Come potete vedere, ad ospitarci sono sempre le suggestive sale del Maxxi di Roma, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Ma iniziamo subito questa nuova puntata parlando di sostenibilità ambientale, perché l'Italia, insieme a Francia e Germania, si è guadagnata di salire sul podio tra le nazioni europee capaci di sfruttare al meglio le potenzialità delle energie rinnovabili. Vediamolo insieme. Molte città italiane marchiate da emergenza smog, trasporti pubblici ancora insufficienti e un perenne allarme rifiuti sono solo alcune delle accuse rivolte al paese Italia, colpevole di un perpetuo ritardo nello scenario 2.0 rispetto ad altri paesi europei ben più smart. Una sorpresa però sembra riservarcela l'ultimo studio condotto dal GSE, gestore dei servizi energetici, controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rivela il volto di un'Italia virtuosa, degna niente meno che della medaglia di bronzo sul podio delle Nazioni Unite, terza solo a Germania e Francia, sul fronte dell'utilizzo responsabile di energie pulite. Un obiettivo, quello del nostro paese, messo a segno con ben 2 anni di anticipo rispetto a quanto concordato alla conferenza sul clima di Parigi nel 2015, con numeri che parlano chiaro. L'Italia produce l'11% di energie rinnovabili consumate in tutta Europa e ha risparmiato in un solo anno l'impiego di oltre 20 milioni di tonnellate di petrolio a favore di fonti eoliche, idroelettriche e fotovoltaiche. Un sentiero verde già percorso a passo sostenuto dal gruppo Sorgenia, prima azienda italiana dal profilo interamente sostenibile, operante nel mercato libero dell'energia. Il nostro paese in realtà ha una serie di condizioni che lo pongono all'avanguardia in Europa sul fronte energetico, ha una penetrazione delle fonti rinnovabili per esempio molto alta. Inoltre abbiamo un elevato livello di efficienza energetica. Quando compariamo l'Italia con gli altri paesi europei, non troviamo nessun paese con un livello di efficienza energetica come il nostro, questo anche dovuto al fatto che per tanti anni, dovendo pagare l'energia ad alto costo, ci siamo attrezzati per poterlo fare in maniera più intelligente di altri. Un progresso, quello dell'energia, che guarda dritto verso un futuro digitale, seguendo a ruota altri settori già maturi, come quello delle infrastrutture, dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. Oggi non solo siamo di fronte a una grande opportunità di crescita delle fonti rinnovabili, ma anche le tecnologie digitali introducono nuove straordinarie possibilità per utilizzare in maniera più pulita, più efficiente e meno costosa l'energia elettrica. Pensiamo al fatto che c'è tutta una gamma di nuovi servizi che consentono di produrre l'energia a minore costo, di distribuirla lungo la rete elettrica in maniera molto più efficiente e di utilizzarla in maniera più consapevole. Tra breve i clienti di Sorgenia, famiglie e residenziali avranno proprio a disposizione gratuitamente la possibilità, tramite l'app Sorgenia, di fare una diagnosi energetica della propria casa, sapere in che classe energetica è la propria casa, identificare quali sono gli interventi prioritari, il costo, i benefici economici e ambientali che possono ricavarne. Sono 139 in tutto il mondo, secondo l'analisi condotta da 26 ricercatori dell'Università di Berkeley, i paesi con le carte in regola per diventare, entro il 2050, alimentati da energie rinnovabili al 100%, tra questi anche l'Italia. Oggi
in un mercato libero le nuove tecnologie consentono di fare un passo ancora in avanti al nostro paese e auspicabilmente di prendere un po' la guida europea dell'evoluzione, della rivoluzione verso un'energia più sostenibile e meno costosa. Un tempo erano mesh e colpi di sole, poi fu la volta di chatouche e balayage, fino ad arrivare all'esplosione dei rosa e delle nuance arcobaleno. Ogni stagione vede nascere una nuova tendenza in fatto di colorazione dei capelli, ma la vera rivoluzione è farlo in modo sano e con prodotti naturali. Sfruttare i benefici della natura per sfoggiare chiome alla moda. È questa l'ultima tendenza per l'estate, come ci svelano in un famoso salone milanese. Tutto il settore si sta inoltrando su tutto ciò che è naturale a 360 gradi, quindi cercare di associare la colorazione ma al benessere del capello, e sempre di più per la donna di oggi penso che sia importantissimo riuscire ad avere questo connubio, colorare i capelli ma mantenere il capello sano, perché il capello sano è il nostro patrimonio. Aldo Coppola nel DNA ha l'ENE, che è partito 40 anni fa con il grande Aldo, e poi piano piano si è evoluto e siamo arrivati oggi con questa nuova linea che si chiama Infusion Elements, che è un connubio di erbe con il concetto nuovo della biotecnologia e delle nanotecnologie. Ci sono diverse tipologie di erbe, sono le foglie dell'ENE, quindi la pianta dell'ENE, tutte le piante e tutte le tipologie di piante emollienti, abbiamo l'arnica, abbiamo delle piante purificanti, quindi abbiamo preso quello che ci offre la natura, l'abbiamo suddiviso per tipologia e siamo entrati nel dettaglio per poterli applicare e usare sulle diverse tipologie delle fibre capillari e dei capelli. La nuova tendenza primavera-estate di Aldo Coppola è questa tecnica nuova di colorazione che si chiama Baby Clips. Baby Clips perché ho pensato a queste piccole mollettine, un po' baby perché sono tutte le mollettine che si usavano da bambina, dove vengono suddivise delle sezioni, e l'idea è quella di uscire un pochino e spostarci un po' dalla base scura e la punta bionda, che abbiamo visto molto in questi anni ma che sta un pochettino scemando, per una colorazione invece dove vengono separate solo alcune zone e si danno dei punti luce molto molto all'interno della struttura, sul viso, fuoriescono questi tre raggi di sole che fanno un po' da firma a questa testa, si vedono e è un'impronta molto forte soprattutto per chi si raccoglie poi i capelli. Quindi il primo step per la tecnica delle Eclipse Color è quello di suddividere i capelli in modo da evidenziare le zone che andiamo a schiarire e da lasciare all'interno delle zone scure. Prima di andare a riflessare i capelli con Infusion, applichiamo queste micro schiariture all'interno della forma dei capelli e possiamo utilizzare Infusion Mousse Repair all'interno di qualsiasi tipologia di prodotto, che ci aiuta a preservare la materia e soprattutto a riparare i capelli mentre si colorano. Ora, dopo aver messo qualche ciocca di schiaritura, andiamo a riflessare i capelli con Infusion. Ecco il risultato finale, come vedete abbiamo eseguito in precedenza la tecnica con le baby clips, dove abbiamo queste fasce chiare e scure che vanno ad enfatizzare gli zigomi e la fronte, e successivamente abbiamo applicato Infusion Elements per dare brillantezza e lucentezza a tutta la texture, come questa bellissima giornata di sole. L'arrivo della primavera, si sa, tornano anche le fastidiose e spesso debilitanti allergie. Per curarle però oggi esistono tecniche innovative. Allora scopriamo insieme di cosa si tratta. Sì.
starnuti, naso che cola, occhi arrossati, ma anche mal di testa e irritazioni cutanee. Per oltre 400 milioni di persone al mondo, la primavera non è solo sinonimo di bella stagione, ma soprattutto di fastidiosi sintomi che fanno presagire l'arrivo delle tanto temute allergie. Disturbi che negli ultimi anni hanno registrato una crescita esponenziale, specialmente nei paesi occidentali, dove l'incidenza di patologie come asma e rinosinusite allergica è causata sempre di più da ambiente e stili di vita. A prevenire o a curare queste patologie ci aiuta oggi la tecnologia, come gli aerosol di ultima generazione Nasoneb. Questo periodo dell'anno c'è il risveglio della natura e con il risveglio della natura c'è i pollini aerotrasportati, cioè quelli che volano con l'aria, colpiscono tutti noi. Alcuni di noi presentano una particolare sensibilità a questi pollini che è appunto chiamata allergia. L'allergia più frequente è l'oculorinite, cioè quella che viene chiamato comunemente il raffreddore da fieno. A questo può associarsi asma con diversi livelli di gravità. Una reazione allergica persistente a livello nasosinusale può essere un fattore predisponente agli episodi rinosinusitici. I soggetti più colpiti sono i soggetti che hanno un'attività lavorativa, che sono in produzione, maggiormente nei giovani. Meno colpiti sono la prima infanzia e la quarta età, la terza e quarta età. La prevenzione di questi disturbi consiste principalmente in una diagnosi precoce. La terapia medica riguardo alla rinosinusite richiede l'utilizzo di un'antibiotico terapia associata a una terapia steroidea. Nei casi più gravi la terapia steroidea deve essere per bocca, ma inizialmente la regola è che le forme rinosinusitiche vengono trattate con l'uso dei cortisonici per via inalatoria. Gli erogatori aerosol di nuova generazione hanno proprio questa efficacia di essere facilmente utilizzabili nel naso senza avere un contatto che possa irritare le narici, di avere un flusso di erogazione costante, continuo ed importante per tutto il trattamento, flusso che permette di raggiungere tutte le cavità, ma soprattutto sono le dimensioni delle particelle ad essere importanti, perché con le dimensioni delle particelle al di sopra dei 15-20 micron noi siamo sicuri che il farmaco venga localizzato tutto nelle prime vie aeree, che non raggiunga le vie aeree inferiori e che non dia fondamentalmente danni all'organismo. L'estate si avvicina portando con sé l'immancabile e temuta prova costume. Ed ecco scattare la corsa alla dieta perfetta. Ma oggi forse la soluzione per perdere qualche chilo di troppo può essere più facile che mai. Come? Abbiamo chiesto il parere ad una dietista. Approfittare delle belle giornate per fare sport all'aria aperta, aumentare le ore di attività fisica in palestra e assolutamente mangiare meno. Sono questi i diktat che più o meno tutti ci imponiamo di seguire quando arriva la primavera e ci accorgiamo di aver preso qualche chilo di troppo che, in vista dell'estate, potrebbe crearci dei problemi. Ed ecco allora che scatta la corsa alla dieta. Si cercano soluzioni sul web, si sfogliano giornali, si vola dal dietologo, anche se il più delle volte prevale la dieta fai da te. Zero carboidrati, mangio solo frutta e verdura, meglio ancora salto il pranzo o la cena. Espedienti che magari aiutano a perdere rapidamente qualche chilo, subito recuperato però non appena si riabbassa la guardia. Non c'è infatti niente di più sbagliato che saltare i pasti.
saltare un passo è purtroppo un'abitudine sbagliata e molto frequente. Non è la soluzione per dimagrire, anzi fa arrivare al passo successivo con una maggior fame, con il rischio poi di mangiare di più e quindi vanificando tutto lo sforzo fatto. Oltretutto, fare 5 passi al giorno aiuta a tenere attivi il metabolismo. Ma per fortuna da qualche tempo la ricerca viene in aiuto della forma fisica e del benessere. Nei banconi dei supermercati fanno infatti bella mostra di sé i cosiddetti pasti sostitutivi, snack o bevande che contengono i giusti valori nutrizionali necessari al nostro fabbisogno giornaliero, da non confondere assolutamente con i normali snack o merendine solo a base di cereali. I pasti sostitutivi sono alimenti destinati a diete ipocaloriche finalizzata alla riduzione del peso. Possono sostituire uno o due pasti durante la giornata in modo completo e leggero. Sono infatti miscele equilibrate di carboidrati, grassi, proteine e fibre autorizzati dal Ministero della Sanità e dall'EFSA. Sono disponibili in diversi formati e gusti per soddisfare tutti i palati, ad esempio sotto forma di barrette o sandwich salati o creme al cucchiaio o comodissime bevande monodose. Due barrette generalmente sostituiscono appunto un pasto, solitamente il pranzo, quando si è appunto fuori casa e non si ha tempo di preparare un pasto equilibrato. Infatti basta mangiare due barrette più un frutto, preferibilmente con la buccia, una bottiglietta d'acqua per assumere tutti i nutrienti necessari ed essere sazi. I pasti sostitutivi contengono dalle 200 alle 400 calorie, sostituendo infatti un normale pranzo che normalmente apporta 700-800 calorie. Con appunto un pasto sostitutivo risparmiamo circa 500-600 calorie a giorno, che permette comunque di perdere circa un chilo o due a settimana, ovviamente a seconda del metabolismo basale della persona o dello stile di vita più o meno dinamico. I pasti sostitutivi possono essere usati anche da chi non deve dimagrire, ad esempio per un pranzo veloce ma nutrizionalmente equilibrato, quindi quando si è fuori casa e quindi non si ha tanto tempo per preparare un pranzo completo, o magari per compensare un eccesso calorico, un eccesso alimentare durante, ad esempio, dopo le festività. E chissà che in questo modo non sia più semplice affrontare in perfetta forma la prova costume. Sicuramente con qualche chilo in meno e un sorriso in più. L'innovazione tecnologica è uno strumento prezioso per il Made in Italy, soprattutto per le piccole e medie imprese che nel digitale trovano un veicolo di diffusione rapida e globale in tutto il mondo. La rete cambia le logiche di vendita e consumo con quello che oggi chiamano e-commerce. Con Barbara Gasperini, la nostra esperta di innovazione digitale, oggi entreremo in una enoteca virtuale. Quante volte vi capita di avere bisogno del vino giusto al momento giusto? Scegliere un buon vino non è più solo per intenditori, ma ora con il digitale può essere divertente e facile stappare la bottiglia più adatta per una serata o un'occasione particolare. Vino 75 è un'enoteca digitale, il servizio attualmente più innovativo nel panorama e-commerce italiano del settore enologico, e permette di acquistare vino, distillati e altri accessori grazie a delle informazioni molto, molto dettagliate. Il motore di ricerca multilivello permette di sfogliare il catalogo per prezzo, corpo, vitigno, caratteristiche organolettiche, abbinamenti di sapore, premi ricevuti e altri parametri. Tra le proposte di Vino 75 si trovano anche aziende biodinamiche, biologiche e anche aziende meno conosciute che producono vino, come quelle ad esempio in cui siamo oggi. Con quante aziende collabora Vino 75 ora? Attualmente stiamo lavorando con 1000 aziende, stiamo espandendo il catalogo e quindi ci aspettiamo di arrivare a 2000 entro il 2018.
Quali sono i vantaggi per un produttore? A noi come in 85 siamo partiti praticamente alla loro nascita nel 2014-2015. Mentre prima vendevamo principalmente in Toscana, in enoteche specializzate, adesso ci conoscono praticamente in tutta Italia, ci scrivono addirittura che hanno assaggiato i nostri vini che non riescono a trovare in enoteca. È un sommelier digitale dedicato che facilita il consumatore nella sua scelta, integrando l'esperienza con un servizio unico nel suo genere. Christian, come fate a riprodurre sulla piattaforma un'esperienza di degustazione reale? Svolgiamo una degustazione professionale, abbiamo un team di 5 sommelier in questo momento, e riportiamo tutte le informazioni relative al vino, il vitigno, l'annata naturalmente, il grado alcolico, e riportiamo anche quelli che sono i cosiddetti descrittori organolettici. Avendo dei rapporti diretti con la maggior parte dei nostri fornitori, riusciamo a offrire prezzi molto competitivi rispetto soprattutto al canale tradizionale. Una delle parti principali sono i contratti di fornitura, in maniera da approvvigionarsi direttamente dal produttore di tutti i nostri vini e in questa maniera avvicinare il prodotto al consumatore il più possibile. Il vino non sta mai più di 30 giorni dentro il nostro magazzino, che benché sia a temperatura controllata e climatizzata, ma comunque il nostro motto è: il vino sta bene e invecchia bene nella cantina del produttore. Fondata nel 2014 a Firenze da 4 appassionati di vino, la startup conta oggi 35.000 bottiglie consegnate ogni mese nelle case degli italiani. Ma la spinta iniziale è arrivata da un luogo strategico, proprio qui a Firenze, un luogo dove gli innovatori presentano le loro idee e, se valide, possono trovare finanziamenti, supporto ed energia per realizzarle. Si tratta dello startup studio Nana Bianca. Andrea, perché vino 75? Innanzitutto nel nome, il contenuto di una bottiglia bordolese da 0,75. Abbiamo fondato Vino 75 per risolvere un problema, permettere anche ai consumatori meno esperti di navigare in un catalogo molto assortito. Apriremo i primi mercati europei a brevissimo e abbiamo già aperto quello cinese, che è uno dei mercati più difficili, dove il vino italiano ancora fatica ad entrare. Abbiamo fatto infatti un accordo con un grande player e-commerce cinese e un domani lavoreremo per offrire un servizio anche per clienti professionali. La nostra rubrica si chiude, come sempre, con 3 parole chiave che comporranno insieme a tutte le altre il vocabolario dell'innovazione, un nuovo linguaggio che ci consente di familiarizzare con il futuro. Per questa puntata ho scelto e-commerce, made in Italy e piattaforme, i luoghi virtuali dove si possono trovare e acquistare servizi e beni di consumo. Insoddisfatti della propria capigliatura, pronti a spendere cifre importanti per risolvere il problema legato al più antico simbolo di virilità e di seduzione. È quello che emerge da recenti sondaggi in tema di calvizie, una patologia che purtroppo oggi colpisce quasi 2 italiani su 3, a cui però forse si può porre rimedio. Vediamo come. Trattamenti di bellezza, fluidi tonificanti, prodotti per la cura della pelle, il tutto però declinato al maschile. Sono questi gli elementi alla base di un ricco giro d'affari attestatosi nel 2017 attorno agli 11 miliardi di euro, ben il 4% in più rispetto all'anno precedente. Ma se creme e trattamenti di bellezza sono una recente conquista, a turbare i sogni degli uomini del terzo millennio sono da sempre proprio i capelli, e non solo per far fronte a nuove tendenze o a canoni estetici alla ribalta, bensì per risolvere alcune ataviche problematiche, la calvizie in testa a tutte. Una patologia che colpisce quasi l'80% dei maschi e che spesso può avere anche importanti risvolti psicologici. Per ovviare dunque a questo problema, la maggior parte degli uomini ricorre al trapianto, una soluzione oggi più efficace che mai, grazie allo sviluppo di nuove tecniche e moderne strumentazioni. Come ci conferma il dottor Claudio Mazzeo dell'Istituto Elvetico Sanders, centro tricologico all'avanguardia. La tecnica di trapianto di capelli secondo metodica FUE, Follicular Unit Extraction, consente di ottenere unità follicolari valide senza lasciare cicatrici visibili ad occhio nudo e consente la ripresa delle normali attività già dopo pochi giorni dall'intervento. Questa metodica minimamente invasiva e rivoluzionaria
consiste nella estrarre le unità follicolari, vale a dire i capelli, dalla nuca e nel reimpiantarli successivamente nella zona ricevente. I capelli che vengono prelevati dalla nuca sono normalmente resistenti all'azione degli ormoni androgeni, che sono quelli che ne determinano la caduta. Per questo motivo i risultati possono essere definiti permanenti. I propri capelli reimpiantati dunque cresceranno più sani e più forti di prima in zone dove erano assenti. La tecnica consiste in due fasi, una fase di estrazione e una fase di impianto. La fase di estrazione viene eseguita con un sistema motorizzato costituito da un punch, vale a dire da un bisturi di piccolissime dimensioni di forma cilindrica cava, le dimensioni sono inferiori a un millimetro, ed è il sistema motorizzato che lo comanda. Con questo dispositivo è possibile eseguire un vero e proprio carotaggio del cuoio capelluto e di ottenere così delle unità follicolari valide in anestesia locale e quindi in maniera indolore. Le stesse unità follicolari vengono poi reimpiantate nella seconda fase, la fase del reimpianto, utilizzando un dispositivo di ultima generazione chiamato implanter. L'implanter è molto simile ad una penna a scatto che monta un ago molto sottile, atraumatico. L'unità follicolare viene caricata su quest'ago e attraverso la pressione del pulsante viene mosso un bandrino che va ad incastonare l'unità follicolare nel cuoio capelluto. Tutti possono sottoporsi a questa metodica, è necessario però che siano presenti tre condizioni: un cuoio capelluto sano, una zona donatrice valida, vale a dire con una buona densità capillare, e una zona ricevente stabile, che può essere ottenuta solamente attraverso la valorizzazione e il rafforzamento dei capelli già esistenti. I risultati sono apprezzabili già dopo 3-4 mesi dall'intervento e hanno già una buona evidenza dopo circa 6 mesi, ma sono definitivi solo dopo un anno. Con poche ore di ambulatorio, senza dolore né alcun segno visibile, il risultato è duraturo e soprattutto estremamente naturale. Rimanete con noi, torniamo subito dopo la pubblicità con Magazine 7. Ben ritornati a Magazine 7, adesso il nostro consueto appuntamento con la rubrica Focus, piccoli interessanti suggerimenti che abbiamo raccolto per voi in giro per l'Italia. Ha chiuso l'ultima settimana della moda milanese la sfilata a Palazzo Reale del brand Zhuzhui, al suo debutto alle Fashion Week, con ospiti d'eccezione come l'attrice cinese Liu Tao e una collezione ispirata al tema della felicità. Secondo me questi abiti hanno tutte le caratteristiche che servono a una donna per sentirsi sicura di sé quando li indossa. In questa collezione ci sono un po' tutti gli ingredienti che servono. Sono capi femminili, eleganti, ma che hanno quel pizzico di grinta che non guasta mai. E sono perfetti da mattina a sera. Insomma, sono vestiti che ti fanno sentire bella. E quando una donna si sente bella, si sente anche più felice. Il regolamento generale per la protezione dei dati personali in relazione alla privacy dei cittadini europei. Questo l'attualissimo tema del dibattito tenutosi a Palazzo Farnese a Roma lo scorso 27 marzo e promosso da Quant, il primo motore di ricerca europeo lanciato nel 2013 in Francia. Oggigiorno la protezione dei dati su internet è una questione di primaria importanza. I cittadini europei non hanno ancora chiaro quanto sia difficile proteggere i propri dati, perché pensano ingenuamente che non ci sia niente da nascondere, ma non è così. La privacy è molto più importante online che offline.
Non penso che oggi come oggi gli italiani siano già realmente consci di quali siano le minacce di affidare le proprie informazioni più riservate a un motore di ricerca. In realtà noi quotidianamente, facendo ricerche, comunichiamo tante informazioni. Tutte queste informazioni vengono poi utilizzate per consegnarci dei messaggi fatti apposta per noi o per un target simile a quello nostro. Quindi è chiaro che negli anni tutto ciò ci influenza. Si è svolto presso la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano il dibattito promosso da Sofidel, azienda leader nel mercato della produzione di carta tissue, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare e ripristinare i sistemi naturali. Noi abbiamo accentuato la nostra sensibilità al tema ambientale sicuramente negli ultimi 10 anni. Continuiamo a mantenere degli obiettivi, principalmente concentrandosi su 3 settori principali: quello del miglior utilizzo dell'acqua, della riduzione del nostro impatto per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, il terzo, rimanendo fedeli nell'utilizzo al 100% delle nostre fibre, che siano carte riciclate o cellulosa, 100% certificate in accordo con le più restrittive certificazioni oggi esistenti. I piani individuali di risparmio, conosciuti come PIR, lanciati sul mercato nel 2016 con l'obiettivo di supportare l'economia del nostro paese, hanno raccolto in un solo anno quasi 11 miliardi di euro. Nella rubrica Soldi con Cosimo Pastore vediamo, oltre ai motivi del successo dei PIR, se questa tendenza continuerà anche nel 2018. Gli italiani hanno investito quasi 11 miliardi di euro nei piani individuali del risparmio nel corso del 2017, superando di gran lunga le previsioni del Ministero dell'Economia, che sperava in una raccolta fra i 16 e i 18 miliardi, ma in 5 anni. Per capire se questa tendenza continuerà anche nel corso del 2018 e per comprendere meglio a chi si rivolge questo strumento finanziario e quali sono i benefici che si possono ottenere investendo nei PIR, andiamo allora a trovare Dario Di Muro, amministratore delegato di Finanze Futuro. Di Muro, le due caratteristiche distintive dei piani individuali di risparmio sono il fatto di essere detassati e di essere stati creati per far confluire una parte del risparmio degli italiani sulle piccole e medie imprese del nostro paese. In effetti è proprio così, beneficiano di questo strumento le persone fisiche che risiedono in Italia. Ci sono dei vincoli, dei limiti, vale a dire 30.000 euro al massimo di investimento per anno, 150.000 nel totale. Se l'investimento è mantenuto per 5 anni, allora c'è la possibilità di evitare la tassazione sui redditi di capitale, che in questo momento vuol dire il 26% sui titoli azionari, il 12,5% sui titoli di Stato. Quindi al verificarsi di questa condizione c'è l'esenzione da questa tassazione e l'esenzione anche dall'imposta di successione. E se invece si disinveste prima? Purtroppo si perdono questi benefici, ma a mio avviso il legislatore ha pensato anche a quello, e cioè in questo momento avere un orizzonte temporale sicuramente più lungo, quindi i 5 anni sicuramente rappresentano un orizzonte adeguato, è quasi un elemento di salvezza, quindi sfuggi a quella emotività che spesso fa fare dei danni in materia di gestione degli investimenti. Oltre a poter usufruire di questi benefici, si fa però anche in un certo senso una sorta di investimento sul Made in Italy. Diciamo che lo strumento consente di coniugare da una parte la necessità di supportare le piccole e medie imprese che sono alla base del nostro tessuto industriale, dall'altra si dà la possibilità all'investitore di beneficiare di rendimenti interessanti. Lo strumento coniuga questi due aspetti. Ma investendo nei piani individuali di risparmio è possibile anche diversificare il proprio portafoglio, visto che investono solo sul mercato italiano? La normativa dice che almeno il 70% debba essere investito nelle aziende italiane. Per inciso, di questo 70% il 30% su aziende piccole e di media dimensione. Ecco, quindi ci sono a mio avviso spazi importanti per diversificare. Noi utilizziamo uno strumento che alla diversificazione guarda molto, perché appunto è gestito da un
team internazionale che i mercati globali li conosce molto bene. Di Muro, mi sembra che sui peer a questo punto abbiamo detto proprio tutto. Ecco, abbiamo detto tutto, ma io ne approfitterei per sottolineare un aspetto, vale a dire quello di rivolgersi comunque ad un consulente finanziario, perché di fatto in momenti così complicati, evoluzione della normativa, mercati finanziari interconnessi, avere un occhio di riguardo per quanto riguarda la diversificazione dei rischi e la pianificazione finanziaria è un aspetto che può fare la differenza e quindi questo vale la pena sempre di ripeterlo. Grazie allora a Dario Di Muro, amministratore delegato di Finanza e Futuro, per averci illustrato che cosa sono e come funzionano i PIR, i piani individuali di risparmio. Grazie a lei. Anche questa puntata sta per volgere al termine. Prima di salutarci però io vi ricordo che la 7 sostiene la campagna OBM Onlus, l'ospedale dei bambini Buzzi di Milano, nato per dare sostegno pratico e conforto psicologico alle famiglie durante i periodi di ospedalizzazione dei loro figli. Con un sms e una chiamata da rete fissa al numero solidale 45580 sarà possibile donare anche solo 2 euro per finanziare il reparto di terapia intensiva che ogni giorno lavora con i piccoli nati prematuri ed è un punto di riferimento in tutta Italia. Io vi saluto dandovi appuntamento a sabato prossimo puntuale alle 12.45, naturalmente qui sulla 7, con un'altra puntata imperdibile di Magazine 7. Arrivederci a tutti e buon proseguimento con i programmi della rete.